Ciao. 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 Buonasera, signori. Oggi parliamo di un modo di dire molto singolare. E quindi non plurale. Parliamo di to put my neck on the line. To put my neck or your neck on the line vuol dire rischiare tutto. Giocarsi magari o soldi oppure anche la reputazione. Una frase molto semplice potrebbe essere I put my neck on the line for you and you don't even care. Ragazzi, quelli fuori mi credono matto. Cioè, mi sono giocato tutto per te, ho rischiato tutto per te e a te non te ne frega niente, you don't even care. Facciamo un esempio più pratico però. Un collega chiede ad un altro collega, mi potresti fare questa cosa? Lo so che non si può fare, però me la fai per me, per favore, me lo fai come favore. Questo collega potrebbe rispondere, look, I'm putting my neck on the line for you here. You know, I could get fired if they find out what we are up to. Ascolta, qua mi sto giocando tutto, mi sto giocando la reputazione, mi sto giocando il lavoro. Potrebbero licenziarmi, I could get fired. Potrebbero licenziarmi se... se scoprono che cosa stiamo facendo, cioè che, what we are up to, che cosa stiamo escogitando, che cosa stiamo tramando, che cosa stiamo ando. Parliamo sempre di colleghi. I put my neck on the line for him. Ma ragazzi, l'allergia mi ammazza. Parliamo sempre di colleghi. I put my neck on the line for him and he didn't even thank me. Quindi ho rischiato tutto per lui e non mi ha neanche ringraziato. Volevo finire questo video con una nota seria, ragazzi. Lo so che è difficile prendermi sul serio, però devo parlarvi di questa cosa perché ho finalmente iniziato a dare lezioni di inglese online. Voi direte, ma ci hai sempre detto che non sei un insegnante di inglese. Sì, è vero. Infatti le mie lezioni saranno basate sulla conversazione inglese, saranno basate sull'arricchimento del vocabolario, che secondo me è la cosa più importante per noi italiani, perché siamo abituati a usare sempre quelle quattro parole che ci hanno insegnato alle superiori. Con arricchimento del vocabolario intendo arricchimento del vocabolario non solo con nomi ovviamente, ma anche verbi, phrasal verbs e tutto quello che ci va dietro. Ovviamente ci sarà anche un po' di grammatica. Le lezioni potranno essere molto personalizzate a seconda di quello che volete imparare, di qualcosa di nuovo che volete imparare, di quello di cui volete parlare soprattutto. Quindi a tutte le persone interessate farò una lezione di mezz'ora gratuitamente per conoscervi meglio e per capire un po' cosa volete e il vostro livello di inglese soprattutto. E dopo questa mezz'ora potrete decidere cosa fare liberamente. Inoltre avrete anche a disposizione un'applicazione sul vostro telefono nella quale io caricherò tutti i materiali che abbiamo, tutte le cose, tutti i vocaboli, tutti i verbi che abbiamo studiato durante la lezione, così potete ripassarveli da casa anche tramite dei giochi. Detto ciò, ragazzi, se siete interessati oppure avete una qualsiasi domanda, potete scrivermi a 2minuticonpolino@gmail.com. L'ho tenuta anche troppo lunga, ci vediamo domani. Ciao!